un saluto e i complimenti. Complimenti perché finalmente stamattina inauguriamo una cosa seria, concreta e utile al territorio, una struttura realizzata con i fondi BIT che è applicata dalla Comunità Europea, transitata per la Regione Campania, assegnati al parco, al parco, ai comuni, e quindi questa bella struttura di complimenti anche all'impresa che l'ha realizzata e quella che hanno realizzato e ai tecnici che ci hanno lavorato. E dico una cosa importante perché quando poi i soldi si spendono, e si spendono bene, nel senso che poi si regala al territorio qualcosa che serve soprattutto ai ragazzi che possono venire qui e fare delle vere e proprie lezioni di educazione ambientale, conoscere meglio il territorio del parco, che io sono convinto che è scattato il senso di appartenenza e di quello che teniamo, ma noi dobbiamo far leva sui ragazzi, perché i ragazzi sono quelli che poi forse meglio di noi sapranno tutelare e valorizzare questo territorio, un territorio magnifico, ho sempre detto, e quando avrò un microfono in mano ripeterò sempre la stessa cosa, tre concetti, e approfitto sempre perché mi fa piacere dire ai cittadini del Cilento e dei Valoriani, dei Carbuni, dei Caruso, insomma a tutti i cilentani, che loro hanno un tesoro, è un tesoro che è diventato il territorio più certificato dal punto di vista ambientale, paesaggistico e naturalistico del Mediterraneo. Se voi pensate che nel 95 il Ministero dell'Ambiente istituisce un parco nazionale che è protetto, tutelato e valorizzato, nel 97 l'UNESCO dichiara questo territorio di riserva mondiale di biosfera, nel 98 l'UNESCO dichiara il territorio patrimonio dell'umanità, paesaggio culturale di rilevanza mondiale, e poi abbiamo il piano del parco che abbiamo fatto approvare nel 2009, quindi le regole del territorio per lo sviluppo, anche se lo dobbiamo modificare in alcune parti, e poi il riconoscimento grazie agli uffici del parco, al direttore, al geologo, al medico scrittore di Anirlo Lolo che sta qui seduto con noi, entriamo nella lista esclusiva dei geoparchi. Pensate che i geoparchi nel mondo sono 87, in Italia solo 8. Nel 2013, e io questa sarà una tappa fondamentale, questa di Caselle, perché Caselle è stata una mano incredibile per entrare nella lista esclusiva dei geoparchi, avremo il congresso mondiale dei geoparchi, cioè tutti gli 86 rappresentanti, gli 87 geoparchi del mondo, dai giapponesi, gli americani, i cinesi, gli italiani, verranno qui nel Cilento per celebrare il loro congresso mondiale. Questo sarà un luogo, una tappa di questi rappresentanti dei geoparchi. Poi abbiamo avuto l'istituzione di due aree marine protette, e per farla breve, riconoscimento della dieta mediterranea, che l'Italia è stata rappresentata al Cilento insieme alla Spagna, Grecia e Marocco, abbiamo posto la candidatura e ottenuto questo riconoscimento di patrimonio dell'umanità della dieta mediterranea, le 11 bandiere blu della FEE, le verdi dei bambini del Tour Club. Vedete, in pochi anni, perché si tratta di pochi anni, dall'istituzione del parco che avviene nel 90, nasce nel 91, ma ufficialmente nasce nel 95, dal 95 ad oggi, in pochi anni, vedete quanti riconoscimenti questo territorio ha avuto. E allora venire qua, e attraverso un modo che ai giovani piace tantissimo, quello virtuale, la tecnologia moderna, e ragazzi fare la visita virtuale, conoscere il territorio, vederlo prima, esaminarlo attentamente e poi uscire fuori e andare a vedere naturalmente quello che ci sta, quindi è un grande lavoro, un grande impegno che è stato profuso dal sindaco, in particolare dal mio amico Gianfiero Luzzo, ma da tutta l'amministrazione, dai tecnici, ed è stato bravo perché ha saputo catturare le risorse per fare il contenuto del contenuto. Quindi stamattina, perché noi abbiamo molte proprietà del parco disseminate sul territorio, vuole esserci, questo è un esempio che gli altri sindaci devono evitare. Parlavo con il sindaco di Laurino, che è una struttura bellissima, e fra poco lì pure faremo una cosa, ma sarà una sorpresa. E quindi se tutti quanti fanno come ha fatto Gianfiero, noi rendiamo utili i soldi che la Comunità Europea, la Regione Campania, il parco, hanno messo a discussione di questo territorio. Auguri a tutti e buon lavoro. Buongiorno a tutti. Non vedo che questa è la scaletta, ma ho visto i tempi, quindi diciamo che abbiamo preparato anche delle presentazioni per far vedere tutto quello che Rende Parco sta facendo. Un saluto a
velocissimo, già il Presidente vi ha detto che cos'è questo territorio in estrema sintesi. Volevo soltanto fare un saluto particolare al Sindaco di Casale di Vite, che io ero appena arrivato in due anni fa, questo è uno dei primi sindaci che ho conosciuto, e credo che l'attenzione che l'ente Patrio ha avuto per Casale di Vite è stata anche in tempi difficili per il Sindaco di Casale di Vite, nel periodo di Areato, è stata sempre massima e fine, in base a diversi interventi che ho fatto, questa struttura che c'è stata finita, ma il recupero del centro storico è stato una delle cose importanti che il sindaco ha voluto e che l'ente Patrio ha messo in campo, ripeto, nonostante i tempi difficili della politica di quel tempo. E rapidamente l'ente Patrio cosa ha fatto? L'ha fatto già nel 2008 a valle della chiusura del BIT Parco del 2007-2013 una programmazione di interventi, e aveva presentato nel parco progetti regionale una serie di interventi, alcuni li stiamo realizzando, altri non ci sono stati approvati. Uno di questi erano le porte del parco. Le porte del parco, che è qualcosa di importantissimo per il territorio. Porte del parco significa strutture come queste disseminate nel territorio e collegate tra di loro, magari anche specializzate per tematismi che potessero farci capire effettivamente, perché una delle cose che i turisti si chiedono con me è come si arriva nel parco, come si entra nel parco, come ci si muove all'interno del parco. Tutte cose che la programmazione lenta aveva messo in campo, importantissime erano appunto le porte del parco, quali sono le strutture in cui uno può rendersi conto di questo territorio immenso a cui faceva riferimento prima. Uno dei progetti era le porte del parco, non venne poi approvato di fatto progetti, ma lo stiamo realizzando con altre risorse, con altri fondi. Questa è una delle prime porte che potremmo definire porte del parco, che in cui uno arriva a Casale di Vite e ha la possibilità di visitare in maniera virtuale. E quello che dobbiamo cercare di fare, non farlo visitare solo virtualmente, ma dargli soltanto lo stimolo al visitatore per poi andare realmente su quel posto, quindi invogliarlo, non soddisfarlo il 100% se no si fa la visita virtuale e se ne torna. Quindi dargli quegli stimoli per poter visitare le altre porte che stiamo realizzando. C'è il centro informativo che ha fatto, c'è la biblioteca, ma ci sarà poi il centro di ricerca sulla biodiversità, c'è la biodiversità a Valle della Lucania. Io immaginavo in questo progetto quindi una serie di strutture collegate tra di loro, ognuna poi magari specializzata in un particolare settore che potrebbe essere la flora, la fauna, la geodiversità, come immagino ormai la vocazione di questa porta, e quindi tutto il territorio collegato e visitato prima virtualmente e poi fisicamente, per dare lo stimolo alla visita. Noi, la mia relazione era sulla biodiversità, abbiamo fatto tantissimi progetti di ricerca sulla biodiversità che adesso dovremmo implementare in queste strutture virtuali per dimostrare e far vedere non solo la bellezza del territorio, ma tutte le attività che possono essere svolte in questo meraviglioso territorio. Finisco qui, grazie per l'attenzione. Ma ci incontriamo a varie processioni. Dunque, io intanto voglio portare i saluti del Presidente Cirilli, il quale mi ha pregato di trasferire alla comunità di Caselle, a Gian Piero Nuzzo, la sua vicinanza affettiva a Gian Piero e a tutti gli abitanti di Caselle. Complimenti ai progettisti, all'ente parco, al comune che è stato protagonista insieme all'ente parco di questo progetto, che è un ulteriore tassello che dà vita ad un sistema che speriamo sempre più diffuso su questo territorio. Io però, lasciando da parte la retorica tipica di queste occasioni, voglio approfittare di questo momento per evidenziare come queste strutture rafforzano sempre di più l'idea che noi abbiamo dell'area protetta, l'idea che è ispirata ad una concezione antropica, o meglio, antropocentrica, dell'uomo al centro dell'ambiente e non dell'ambiente in sé considerato. Queste strutture, questo tipo di, chiamiamolo, di servizio che si offre
alla persona umana, ai cittadini residenti, a quelli che verranno a visitarlo, mettono in luce che la natura deve essere fruibile, deve essere quotidianamente godibile da parte delle persone, e non deve essere un monumento invece naturalistico di cui nessuno può servirsi. Da questo punto di vista noi abbiamo da poco approvato ed è entrato in vigore il piano territoriale di coordinamento provinciale, che è un grande piano di disegno strategico del territorio, e abbiamo, rispetto all'area protetta, che è un'area importante del territorio provinciale, rappresenta circa il 40% di tutta la provincia di Salerno, abbiamo messo in luce come noi non crediamo nella concezione di un'area protetta che deve diventare un monumento naturalistico, deve essere imbalsamato, non deve essere godibile e fruibile. Abbiamo messo al centro di questa pianificazione l'idea invece che è la persona umana che deve diventare protagonista. E noi ancora oggi, caro Amilcare, riscontriamo il retaggio di una visione miope talebana nella tutela dell'ambiente. Anche, lo devo dire, tu hai fatto un cenno che il parco ha approvato il piano del 2010, ma il piano del parco purtroppo risale a quando tu non eri presidente, quando ancora c'era questa concezione che era ambientalmente orientata alla museificazione della natura. E allora il nostro sforzo deve essere quello di realizzare queste strutture, perché il territorio deve essere fruibile e godibile, ma deve essere anche quello di modificare gli strumenti di governo di questo territorio, a partire dal piano del parco, che soffre ancora troppo di questa concezione. Noi abbiamo invece l'idea che la natura va protetta dall'uomo e deve essere fruibile dall'uomo, non deve essere invece soltanto appannaggio di qualche sparuto ambientalista che viene da Milano o da Roma, che gode di tutti i servizi che le persone devono godere durante l'anno e poi pensa di fare l'ambientalista qui da noi. Qui ci sono delle persone che ci vivono, deve essere un territorio vivibile anzitutto, anche perché l'offerta turistica, anche di natura ambientale, se non viene promossa e realizzata dalle persone che vivono in questo territorio, probabilmente non si realizzerà mai. E allora, conclusivamente, continuiamo a realizzare queste strutture che servono a rendere concreta l'idea antropocentrica dell'ambiente, modifichiamo la pianificazione nel senso di abbandonare la visione fideistica dell'ambiente e affermiamo i nostri valori, che sono i valori secondo cui al centro ci sta sempre la persona umana e non la natura in sé considerata. Grazie. Io vorrei rapidamente cercare di spiegare come questo museo, questo lavoro didattico, può entrare a far parte della rete dei siti geologici del parco e della rete europea dei geoparchi. Il parco del Cileno, oltre ad avere una biodiversità di altissimo pregio, ha la fortuna di avere anche una geodiversità altrettanto preziosa. E il problema che siamo posti col direttore all'inizio, prima di far parte della rete dei geoparchi, era quello di capire come individuare e classificare questi siti geologici in funzione di quello che era il tessuto umano e antropico del territorio. Infatti, oltre a classificarli sulla loro peculiarità altamente scientifica, ci siamo preoccupati di farli interagire con quello che era il turismo già avviato in alcune zone, o quelle che era la condizione storica, culturale del territorio. Ad esempio, le grotte di Pertoso e di Castelcina le abbiamo individuate come geosito focale, oltre ad avere una peculiarità geologica elevata, hanno anche un turismo associato ad essi. E
mentre ad esempio il sito geologico di Casa delle Vitte l'avevamo individuato all'inizio soltanto come sito geologico di alta valenza naturalistica. Oggi con la realizzazione di questo museo può diventare sicuramente, anzi già entra a far parte con il gruppo dei siti geologici che, a cui si associa il discorso del geoturismo. E tutta questa strutturazione ci ha consentito, come diceva il Presidente prima, nell'ottobre del 2010 di diventare geoparco. Ma essere geoparco era, diciamo, questo tassello ci consente, anzi ci impone di far sì che le bellezze naturalistiche debbano essere associate ad uno sviluppo socio-economico del territorio. Questo è, diciamo, uno dei requisiti fondamentali richiesti all'epoca della rete europea dei geoparchi. In Italia siamo 8 geoparchi, siamo il più numerosi in Europa ce ne sono 50, in tutto il mondo 88. E come diceva il Presidente, nel 2013, a settembre 2013, ospiteremo la conferenza mondiale dei geoparchi. E ovviamente Casa delle Vitte, con la realizzazione di questo museo, questo laboratorio didattico, diventa un punto nevralgico. In che modo? Noi pensavamo di coinvolgere a livello internazionale tutti i geoparchi, le scuole, con un concorso. Stiamo, diciamo, in via di elaborazione e cercare poi di realizzare la fase finale, la premiazione, quindi diciamo il rush finale di questo concorso di idee tra le varie scuole proprio qui in questo museo. Questa, diciamo, era un'idea per valorizzarlo nell'ambito di questo evento che secondo me rappresenta per il territorio del parco un momento importante perché permette di farlo conoscere maggiormente all'esterno del territorio nazionale. Quindi il museo virtuale realizzato qua è un punto di riferimento per la nostra rete dei geositi. Come diceva il direttore del parco, noi veniamo qua, clicchiamo su questi schermi virtuali, però sappiamo che esiste il geosito, il sito a Castelcivita, il sito a Monigerati, il sito a Vene, il sito a Pestico. Chi viene qua si incuriosisce e cerca di conoscere meglio quel territorio e quindi può visitare anche un'altra parte del territorio. Grazie per l'attenzione. Buona giornata.